Buonasera, gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati, nuova puntata di Sport 91 Live. Questa sera accanto a me c'è Alessia Bartiromo. Ciao Alessia, buonasera. Ciao Francesco, buonasera. Lo dicevamo prima a microfoni spenti, ci siamo un attimo invertiti i ruoli rispetto a prima Serie A. Io passo dall'opinionismo alla conduzione, il contrario con immenso mio piacere per Alessia. L'analisi, come sempre, in partenza della giornata di Serie A che si è conclusa nella serata di ieri, vittoria relativamente agevole della Juventus contro il Crotone. Prima di dare la parola ad Ale, chiedo un attimo alla regia di mandare la grafica completa della giornata numero 23 che si è aperta con l'importante vittoria in chiave salvezza della Fiorentina contro lo Spezia, idem dicasi per il Torino a Cagliari, poi Lazio-Sampdoria 1-0, pareggio tra Genoa e Verona e tra Sassuolo e Bologna, idem dicasi anche nel lunch match di domenica tra Parma e Udinese, alle 3 il derby di Milano è andato all'Inter, così come alle 6 il match del Gevis è stato vinto dall'Atalanta contro il Napoli, pareggio importante, stoico, del Benevento contro la Roma in 10 uomini per oltre mezz'ora e ieri, come si diceva, Juventus-Crotone 3-0. Rapida occhiata anche alla classifica, l'Inter allunga leggermente, più 4 contro il Milan, 53-49, la Juventus con la vittoria di ieri scavalca la Roma e si piazza in solitaria al terzo posto con 45. Per quanto riguarda la parte bassa della classifica, il Torino ha 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ci sono il Cagliari a 15, poi il Parma a 14 e infine il Crotone a 12. Dopo questa breve introduzione parlo della situazione appunto della giornata con Alessia. Insomma, una giornata anche qui molto particolare. La domanda di ogni settimana: quale match ti è piaciuto di più? Guarda, devo dire la verità, ce ne sono stati vari. In primis non mi aspettavo la vittoria della Fiorentina contro lo Spezia, una vittoria comunque importante che è arrivata anche con la conferma di tanti giocatori viola che erano un po' sulla graticola nelle scorse settimane, sia come prestazioni ma anche proprio come realizzazioni. Quindi questa vittoria, questo risultato anche abbastanza tondo mi ha particolarmente colpito, anche perché abbiamo sempre parlato molto bene dello Spezia anche nelle scorse settimane, cosa che continueremo ovviamente a fare a prescindere dai risultati, però mi aspettavo una partita un po' più tambureggiante anche per quanto riguarda il risultato, quindi il turno di campionato si è aperto assolutamente bene, non tanto bene ovviamente per la crisi del Cagliari nonostante la sconfitta, ma soprattutto ho visto una situazione emotiva molto particolare, le lacrime di Simeone, tanto nervosismo anche in campo a partire dai cambi, non c'è più quell'amalgama di squadra come è giusto che poi sia nei momenti difficili e con una classifica che si fa sempre più complicata, anche perché poi già dalla prossima settimana ci saranno altre sfide, altri scontri diretti per la salvezza, quindi ovviamente come dicevamo anche nelle scorse puntate, ogni punto, ogni 3 punti è come se valgano ancora di più, quindi davvero ogni punto è pesante, ogni sconfitta lo è ancora di più in questo momento del campionato. Mi ha impressionato tanto, ho visto la partita ieri anche la Juventus che è tornata ad essere quasi di esclusivo dominio di Cristiano Ronaldo, 2 gol belli, in un buon momento poi anche del Crotone, poiché soprattutto all'inizio è stata anche una partita abbastanza spumeggiante con tante occasioni. Ho attenzionato in particolar modo un ass, visto che ne avevamo parlato anche sui nostri siti in settimana, anche su Sport 91, e volevo vederlo proprio alle prese con questa nuova avventura, e mi piace molto come sta interpretando questa nuova idea di gioco a Crotone, più vicino alla porta, e lo vedo anche molto più maturato rispetto anche agli anni a Napoli. Poi ne stavano parlando benissimo, persino uno dei talenti migliori al momento della nostra Serie A, quindi ho potuto constatare che effettivamente è così e penso che veramente possa fare bene al Crotone, soprattutto poi quando un calciatore ha fiducia è tutto possibile. Tornando a Cristiano Ronaldo, visto che non ne parlo spesso, quindi approfitto dell'assenza di Francesco Ricciardi per esprimermi anche un po' sponda bianconera,
calciatore eccezionale, un gol di testa bellissimo, veramente sembrava più un cestista che un attaccante, e come al solito ha dimostrato tutto il suo valore, così come il momento della Juventus, che con l'incognito ovviamente sempre Champions, come torniamo spesso a dire, in campionato è sempre lì fondamentalmente, quindi nonostante le milanesi e nonostante la grande prova di forza dell'Inter nel derby, comunque la Juve c'è, vuole scalare posizioni, quindi sicuramente non sarà vittima sacrificale, ma darà filo da torcere fino alla fine. Tra l'altro, un momento, tantissimi argomenti insomma toccati, provo a fare un attimo ordine. Facendo il ruolo del conduttore, sarei logorroica, però come dicevi giustamente tante situazioni peculiari. Parto dalla Juventus perché comunque il momento era difficile, due sconfitte pesanti, prima a Napoli, poi a Oporto in Champions League. Sicuramente il Crotone è un avversario sulla carta abbordabile, ma lo era anche all'andata, e i calabresi riuscirono a fermare la Juventus all'uscita per 1-1, quindi comunque una partita non facile. Ronaldo, credo sia, come dire, sia superfluo a qualsiasi critica che venga mossa, è un giocatore comunque ancora straordinario nonostante l'età. Credo ne risenta da un punto di vista fisico, però certamente, come dire, deve essere lui il trascinatore della Juventus. Un as pienamente d'accordo con quello che dicevi, per il semplice motivo che nella prima parte di stagione è mancato a Cagliari, proprio perché è mancato a Cagliari quel discorso di compattezza, di unione di squadra, e quindi non si è riuscito a trovare bene. Ci auguriamo per il valore che ha mostrato il calciatore algerino che possa trovare una grande opzione, possibilità a Crotone. Mi riallaccio un attimo al discorso di prima che facevi sul Cagliari, perché la situazione del Cagliari è delicata. È stato deciso, nonostante il rinnovo di Francesco di qualche mese fa, di sollevarlo dall'incarico. La sconfitta con il Torino è stata fatale. Il nuovo allenatore è un allenatore abituato alle imprese come Leonardo Semplici, però, come dire, e qui vengo alla domanda, l'impresa sembra difficile, pronti via, c'è un match fondamentale la prossima, proprio Crotone-Cagliari. Esattamente, le prossime settimane regaleranno degli scontri importanti, mission impossibile ma neanche troppo secondo me, complicata, ma prima di tutto serve una grande compattezza di intenti, proprio quella che abbiamo visto un po' mancare nelle ultime settimane, ma è anche normale quando le cose ovviamente non vanno bene, quando i programmi stagionali con un mercato anche abbastanza di alto profilo portavano proprio altri obiettivi e ci si immaginava una stagione completamente diversa. È normale che in questo momento, dove si è già nel girone di ritorno, quindi paradossalmente il tempo stringe, l'emergenza Covid, gli infortuni e tante problematiche, si va un attimo in ansia. Ed è anche normale che la solita vittima sacrificale sia l'allenatore, come anche giusto che sia, perché è un po' il discorso che facciamo tutte le settimane, che quando qualcosa non va, che sia a livello tattico, che sia a livello psicologico, ovviamente bisogna dare una scossa cambiando la guida, quindi penso sia assolutamente giusta la scelta ricaduta su Semplici, ha subito suonato la carica ed è una cosa molto importante. Però sinceramente a me è sempre piaciuto il Cagliari, l'ho sempre guardato anche divertendomi, quindi penso proprio manchi quel minimo di serenità e soprattutto quel filotto di risultati utili, ovviamente non me ne vogliano le altre perché sarebbe a discapito delle altre, però penso che assolutamente con un buon momento, con qualche risultato positivo, la salvezza possa essere più che alla portata. Salvezza alla portata, dicevi, ma allo stesso tempo grandi difficoltà. Abbiamo parlato della Fiorentina, altro pareggio del Bologna, che comunque anche la squadra di Mihajlovic a suon di punticini sta costruendo la propria salvezza al pari di Genoa e Verona. Mi sposto nella parte alta della classifica perché ci sono state tantissime belle partite. Ad Atalanta-Napoli arriveremo, ne parleremo dopo la pubblicità. Alle 3 c'è stato il derby.
Prima di entrare naturalmente nei dettagli, una domanda, come dire, di grande schiettezza. Ti aspettavi lo 0-3? No, non me lo aspettavo. Mi aspettavo però la vittoria dell'Inter, sinceramente. Siamo in due. E anche perché l'abbiamo detto nelle scorse puntate, sia di Sport 91 Live, ma anche di prima Serie A, io vedo, ma vedo da sempre, persino forse dallo scorso anno, favorita l'Inter per una serie di motivazioni. Molti pensavano anche che l'uscita dalle coppe potesse essere un qualcosa di negativo, poiché quasi un contraccolpo psicologico, certo, possiamo dire, per l'Inter, ma io non credo, perché proprio perché si tratta di un anno particolare dove ogni energia fisica e mentale va centellinata, può essere assolutamente qualcosa di molto importante. E poi è un concetto sul quale tornerò anche dopo, quando parleremo del Napoli, perché ci sono dei risvolti comunque similari nelle due questioni. Ma soprattutto, cosa che ho detto anche in una delle prime puntate di Sport 91 Live, ad un certo punto del campionato, verso la metà del girone di andata, io non vedevo più l'Inter una squadra compatta, vedevo tante singolarità, anche magari non troppo in sinergia con lo stesso Conte, i problemi derivanti da Eriksen, le sostituzioni, il Milan che correva e quindi era una pressione in più. Invece adesso, concentrandosi esclusivamente sul campionato e avendo consapevolezza, grazie ai risultati che stanno arrivando, anche della propria forza, non solo come singoli ma anche come gruppo, effettivamente diventa la squadra da battere. Anche perché ero molto d'accordo con l'analisi di Francesco la scorsa settimana: il Milan è un progetto di giovani, è un progetto tra virgolette nuovo che si sta consacrando quest'anno, però tutto ciò che viene sarà di buono, tutto ciò che viene è davvero positivo, al di là del primo posto, del secondo, un piazzamento Champions. L'Inter invece è stata costruita nuovamente per puntare allo scudetto, quindi l'obiettivo è quello. E la prova nel derby, la vittoria, è stata una grande prova di forza. Io la penso esattamente come vedete sul discorso nerazzurro, proprio perché in un campionato difficile come quello del Covid, l'uscita dalle coppe, per quanto naturalmente ne risenta il possibile palmarès, ricordiamo che l'Inter non più di un anno fa è arrivata in finale di Europa League, quindi, come dire, una competizione che poteva essere tranquillamente alla portata. C'è stata l'eliminazione dalla Champions e poi in Coppa Italia contro la Juventus, convinto anche, come dire, mi associo al tuo pensiero che l'obiettivo della compagine nerazzurra deve essere lo scudetto. Adesso più che mai, non so dirti personalmente se sarà questo l'allungo decisivo, però secondo me il Milan ne potrebbe risentire. Proprio sul Milan volevo chiedere, prima di fermarci un attimo, dicevi giustamente quello che sta facendo è una stagione comunque importante, ma qual è l'obiettivo del Milan? Nel senso, si dovrebbe puntare alla Champions o addirittura già la Champions sarebbe un grande risultato, per non parlare naturalmente dello scudetto? Sì, assolutamente puntare alla Champions, ma visto che lì, come abbiamo fatto discorsi negli anni passati per lo stesso Napoli, ma anche la stessa Atalanta, che comunque aveva un progetto più ridimensionato anche negli scorsi anni, ovviamente non bisogna tenere precluso niente. Quindi non posso dirti sì, il piazzamento Champions magari no, perché si punta tutto per lo scudetto, quindi quarto posto andrebbe bene, primo posto magari anche no. Quindi assolutamente giocare per vincerle tutte, far sì che si possa dar fastidio al momento a Juventus e Inter, che è la cosa più importante, ma anche perché nello stesso derby c'è stato un momento ad inizio secondo tempo che il Milan era fortemente in partita. Ci sono stati questi 3 minuti clamorosi in cui veramente Handanovic ha fatto miracoli. Quindi non dico ovviamente tramite sliding doors che magari qualcosa poteva essere diverso, sarebbe potuto essere diverso, però assolutamente il Milan c'era. Ovviamente guardando i risultati potrebbero sembrare partite completamente decise, partite completamente indirizzate verso un unico risultato, però assolutamente il Milan ha dimostrato tanto in questa prima parte d'oltre di stagione, ha dimostrato di potersela giocare bene anche in Europa, dove ancora tutto è in corsa. Quindi portare quanto più possibile al proprio progetto annuale, vedere poi a fine anno che succede, che sia un piazzamento Champions o ovviamente che sia qualcosa in più. Tra l'altro
per chiudere, è stato lo stesso Pioli in conferenza stampa a dire che Handanovic era da tanto tempo che non parava così tanto e così bene, quindi, come dire, il derby si poteva riaprire, però io credo possa essere questa, se non la spallata decisiva, sicuramente un colpo importante ai fini della classifica finale. Noi ci fermiamo un attimo, restate con noi perché ci sono ancora tante analisi da fare, non solo Napoli ma tutte le squadre campane. A tra poco. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci ritornati in studio Sport 91 Live in compagnia di Alessia Battiroma. Abbiamo analizzato un po' in, come dire, in modo generale quella che è la giornata numero 23, che si è conclusa ieri, lo ricordiamo, con la vittoria all'Allianz Stadium della Juventus contro il Crotone, e apriamo quello che è il capitolo più pressante e, come sempre qui a Sport 91 Live, di riferimento della nostra trasmissione, il capitolo Napoli, un capitolo che è difficile, un capitolo di un libro di cui non si vede la fine, non si conosce, anzi più che altro il finale. È arrivata la sconfitta contro l'Atalanta, come dire, ci può anche stare, al Gevis la squadra bergamasca è davvero un'ottima squadra, però c'è stato qualche errore e nuovamente, come ogni settimana che stiamo affrontando anche noi qui in trasmissione, le voci di esonero di Gattuso si continuano a rincorrere. Eh sì, e sembra che giovedì sia un nuovo spartiacque per il futuro di Gattuso. Facendo un piccolo passo indietro, beh, la sconfitta contro l'Atalanta assolutamente ci può stare, anche perché non deve essere un alibi, ma il Napoli è veramente in difficoltà, l'abbiamo detto anche la scorsa settimana, ha pochissimi effettivi, sempre di meno, perché poi man mano, certo, che va avanti continuano a infortunarsi i giocatori. Veramente tanti problemi, di nuovo uno stop per Osimhen, con tanta preoccupazione e tanta paura per questo scontro di gioco. E veramente Gattuso è in difficoltà, ed è difficile poi mettere in campo una squadra con anche soltanto 11 effettivi, perché continuano ovviamente ad andare in panchina in primavera, ma in queste sfide molto delicate e molto importanti sarebbe anche un azzardo, certo, poi ovviamente buttarli lì nella mischia, soprattutto in momenti molto delicati della partita. Cosa positiva, la reazione di cuore che spesso è mancata da parte degli azzurri c'è stata nel secondo tempo, anche nei momenti più difficili, dove l'Atalanta con grande facilità è passata in vantaggio, è riuscita un po' anche a diminuire il gap con questa bella rete di Zielinski con l'autogol. Poi puntualmente, nel momento in cui sembra che il pareggio sia nell'area e qualcosa possa andare nel verso giusto, c'è il blackout totale e ovviamente poi l'avversaria prende piede. L'abbiamo, certo, visto un po' come stesso copione delle ultime partite, quindi vuol dire che
Evidentemente c'è proprio una problematica psicologica nell'avere difficoltà a subire i colpi e a rispondere, perché come dicevo anche la scorsa settimana, dove c'eri anche tu, a Prima Serie A, se ad esempio nel momento in cui lo stesso Benevento, per citare la prossima avversaria, va in difficoltà, l'abbiamo visto anche contro la Roma, certo, persino subisce un'espulsione, ma si ha sempre la sensazione che possa reagire, che non è detto che perda, il Napoli al primo, al secondo colpo incassato non dà mai quella serenità che ci possa essere un contropiede, ci possa essere una rimonta, un gol all'ultimo secondo. Sembra un po', diciamo, una squadra arrendevole sotto certi punti di vista. Fatto sta che le problematiche restano, fatto sta che se i risultati non dovessero cambiare, soprattutto nelle prossime gare, qualcosa bisogna pur fare e la scossa non può che venire dall'allenatore. Scossa dell'allenatore, ma mi permetto di girarti una domanda che ho affrontato in modo molto molto informale con una persona che secondo me capisce di calcio, che è mio fratello, che ne ha parlato, ne abbiamo parlato proprio ieri, neanche a farlo apposta, sulla la gestione di Bakayoko. Diceva mio fratello, a mio avviso Bakayoko deve fare un lavoro diverso, nel senso il lavoro da incontrista è ottimo, ma, ed è successo in più di un'occasione a Bergamo, e non mi focalizzo personalmente sull'errore sul gol di Muriel che ci certo può stare, ma sugli eccessivi tentativi di lancio, spesso e volentieri completamente sballati e fuori dalla portata degli attaccanti azzurri. Secondo te è giusta questa visione o comunque Bakayoko ha la tecnica necessaria per poter sviluppare anche il cambio di gioco che, diciamo, in linea teorica spetterebbe ad altri componenti della squadra? Sono assolutamente d'accordo con tuo fratello, e ciò che mi perplime è che proprio al suo fianco molto spesso ha calciatori che sono in grado di fare quel tipo di lavoro e che possono aiutarlo, che però evidentemente in momenti di caos che derivano non solo dal centrocampo ma anche dalla stessa difesa, si trovano in quei momenti, e lo vediamo anche in occasione dei gol subiti, a fare del lavoro per gli altri. Quindi regna, soprattutto sulla mediana, una confusione totale. Certo. E questo purtroppo io credo sia una problematica che andava risolta dallo stesso Gattuso, e soprattutto è una problematica che il Napoli si porta avanti da inizio stagione, non solo. Tant'è vero che tra Covid, tra infortuni, tra esperimenti con il centrocampo a 2, il centrocampo a 3, con il vertice basso, il vertice alto, Gattuso non ha mai trovato la vera e propria quadra. Certo. Tant'è vero che quasi tutti gli elementi del centrocampo sono un po' degli esseri ancora da scoprire. Lo stesso Bakayoko, che io assolutamente, per quanto magari non sia super mega tecnico, ma non credo assolutamente, come molti tifosi dicano, che sia scarso. No, assolutamente. Fa soltanto un altro tipo di lavoro che poi al Napoli servirebbe veramente tanto, perché poi non ha un altro giocatore come lui. Lo stesso Elmas, che ancora possiamo dire in gergo non è né carne né pesce nel progetto tattico di Gattuso, per non parlare di Lobotka, per non parlare di Fabian Ruiz. Quindi evidentemente è proprio un problema tattico di posizionamento e di visione del gioco che forse non si sposa molto bene con determinati tipi di calciatore, e soprattutto con la mancanza poi del terminale di attacco, perché purtroppo questi lanci, questa visione del gioco di Gattuso non si propone. Lo stesso Osimhen non è servito dalla squadra, ma lo vedevamo prima anche con Petagna, quindi certo, è un problema che si ripropone a prescindere da chi gioca. Ecco, però restando proprio sul punto, la sostanziale differenza proprio legata tra Petagna e Osimhen è il costo del cartellino, che grava molto sull'ex giocatore del Lille, anche a Bergamo, al di là del terribile infortunio, per fortuna si è risolto con un esame strumentale che ha dato esito negativo, però i difensori dell'Atalanta non hanno neanche fatto una grandissima fatica a contenerlo. Anche lì ho ascoltato in più di un'occasione, anche in redazione, il tuo pensiero. Tu sei sempre, come dire, molto di dare il tempo giusto ai giocatori, e quindi puoi anche ribadirlo, diciamo, davanti alla telecamera: sbagliato attaccare un giocatore in questo momento, c'è bisogno di tempo, oppure improvvisamente c'è da dire Osimhen rischia di essere un altro errore di mercato?
Allora, il tempo è giusto darglielo, ma non infinito. Certo. Nel senso che siamo ormai quasi a marzo, quindi è vero che è stato fuori tantissimo, non tanto ma tantissimo per Covid, per infortunio, quindi non possiamo valutarlo da inizio stagione azzurra, quindi ovviamente ci vuole ancora un altro po' di spazio, un altro po' di fiducia per vedere il vero Osimhen, anche perché io continuo a non vederlo lucido, continuo a non vederlo sereno, quindi qualcosa che non va a prescindere, cioè anche dalle dichiarazioni extracampo, può darsi anche le troppe pressioni, leggere, certo, come diceva lo stesso capitano Insigne, continuamente queste critiche su determinati azzurri sui social. Non fanno magari, bene. Insomma. Sì, non essendo abituato, magari non sa gestire queste pressioni. Fatto sta che a me l'Osimhen di inizio campionato piaceva tanto, un attaccante, lo ripeto tranquillamente, un attaccante moderno che attacca gli spazi, che fa un movimento, che aiuta la squadra, creava assist, era finalizzatore, faceva dei bei gol costantemente in area piccola, si faceva trovare pronto in qualsiasi momento, quindi non posso pensare che sia svanita quell'aura magica, certo, di attaccante, quindi le sue qualità tecniche ovviamente restano quelle. Fatto sta che anche la psicologia influisce tanto. Vorrei vederlo, qui ovviamente a prescindere da tutto, però vorrei vederlo in un altro modulo, magari con un altro allenatore, non so, e qui non dico altro. Beh, certo, perché sa, io ho intavolato il prossimo argomento, presumo. Può essere, no, più che il prossimo allenatore si può dire che, e ne parlavamo a prima Serie A anche in compagnia del direttore Gaudiano, l'idea di base iniziale era diversa, il Napoli doveva andare con il 4-2-3-1 in, come dire, compagnia tra Mertens e Osimhen, sono un po' saltati i piani. Questo naturalmente che non sia un alibi o quantomeno un attenuante, insomma c'è bisogno di sapersi adattare ai cambi, alle difficoltà, e questo in questo momento all'attaccante nigeriano sta mancando. Chi invece credo non stia mancando difficoltà di adattamento ed è, come dire, in vista anche di una partita delicatissima di domani, ricordiamo in questi due giorni serate Champions, già questa sera in nostra contemporanea c'è la Lazio impegnata contro il Bayern Monaco, un altro grandissimo incontro come quello tra Chelsea e Atletico di Madrid. Domani sicuramente con tutto il dovutissimo, perché è dovutissimo, rispetto a Manchester City Gladbach, Algevis, l'Atalanta ospita il Real Madrid. Secondo te quante possibilità ci sono? Poi proseguiamo nell'analisi delle squadre campane. Real Madrid di grande difficoltà, molto rimaneggiata, sì. Atalanta molto molto motivata, io ho visto anche nel secondo tempo della gara contro il Napoli, io voleva quasi essere sbrigativo, ovviamente approfittando anche degli errori degli azzurri, proprio per levarsi un peso psicologico del primo impegno di campionato per poi focalizzarsi ovviamente per la Champions. Un impegno importantissimo, una gara storica, una notte magica, l'ennesima per l'Atalanta, che deve giocarsela al meglio delle sue capacità. Credo che arrivi nel momento migliore per affrontare questa sfida, nel momento poi peggiore, lo ripeto, del Real, che resta il Real, quindi non bisogna mai partire con l'idea che sia una squadra rimaneggiata con tantissimi infortunati, tantissime defezioni, assolutamente, però io credo abbia buone possibilità per portare a casa comunque un buon risultato, comunque magari in vista anche del ritorno, perché si gioca sempre sulla doppia sfida, quindi questo è un aspetto importante, però perché no, il calcio è bello anche perché si sogna, e l'Atalanta, certo, poi ha dimostrato che in Europa può dire assolutamente la sua, quindi è in un ottimo momento, molto molto carica, anche in forma, corso per tutta la gara di Bergamo, quindi penso che assisteremo assolutamente a una bellissima partita e non vedo l'ora, sono molto curiosa. Sì, anche io, tra l'altro, qualora fosse anche necessario ricordare il grande valore dell'Atalanta in Champions, l'anno scorso è arrivata veramente a minuti da una storica qualificazione contro il Paris Saint-Germain, che tra l'altro poi è arrivata in finale di competizione perdendo contro Flick e il suo Bayern Monaco. Dicevamo prima del lancio della pubblicità l'analisi delle squadre campane, il resto nella Serie A, nella categoria per la felicità anche del direttore Gaudiano, perché
il Benevento, che tanto giustamente apprezza il nostro Giovanni, è riuscito a strappare un punto di grande tenacia e di grande forza contro la Roma, che prima di ieri era comunque la terza forza del campionato. Era un po' pessimista però il direttore Gaudiano, se ben ricordo. Sicuramente venerdì. Però dai, un po'. Sarà contento adesso. Sì, sarà assolutamente contento, anche perché, come anticipavamo già prima, una prova di grande cuore come sempre, poiché me l'aspetto dal Benevento, e di grande carattere anche dopo l'espulsione. Ha tenuto benissimo e non era assolutamente facile, infatti è stata veramente un'impresa importante. Mi fa davvero tanto piacere per la squadra di Inzaghi, che si conferma una squadra alla quale veramente la salvezza può essere più che alla portata, infatti credo non abbia difficoltà sinceramente al riguardo, e soprattutto può vantare di un progetto molto tranquillo ed anche ambizioso, secondo me, per i prossimi anni. Una società sana, che sa anche come alzare l'asticella in maniera progressiva, come giusto che sia nel calcio moderno, senza spese folli, certo, ma con acquisti mirati. E sa come far divertire i propri tifosi, sa soffrire quando ce n'è bisogno, sa anche portare il punto a casa. Non è quella squadra, anzi forse anche maturata rispetto a inizio stagione, che magari arrivavano i risultati, quindi era un po' più pazza imprevedibile, la variabile impazzita. Certo. Adesso invece è molto più compatta, organizzata, sa soffrire e sa come far male all'avversario. Infatti, secondo me, saprà veramente come far male molto anche al Napoli, e sarà la prossima una sfida veramente difficile per gli azzurri. Spero si riesca a recuperare qualche calciatore, spero che ovviamente ci siano anche le energie dopo la gara importantissima di giovedì pomeriggio in Europa League, ma veramente sarà un derby acceso, un derby entusiasmante e difficile anche per il Napoli. Sicuramente, e di questo ne parlerai con i tuoi ospiti venerdì sera. Ricordiamo il derby in programma domenica, l'ultimo di febbraio, alle ore 18 al Maradona. Invece adesso scendiamo di categoria a parlare di una situazione che poteva essere tragica. Per fortuna arrivano buone notizie, grande stagione quello che è avvenuto al Del Duca di Ascoli, ha quasi fatto passare un attimo in secondo piano per quanto è avvenuto a Žižek, che ha avuto un malore, però per fortuna, come dire, la situazione si è risolta. Ricordiamo, sul campo è arrivata la vittoria per la squadra di Castori grazie a una doppietta di un ex Napoli come Gennaro Tutino. Sì, mi fa piacerissimo per Tutino, ne parlavo proprio qualche giorno fa con degli amici, che veramente a Napoli, sia nel settore giovanile, forse un po' meno per i discorsi ben noti, però soprattutto come calciatori che sono passati anche soltanto per un mese o per un ritiro in azzurro, ci sono stati veramente grandi talenti che forse spesso non si è avuto neanche il tempo o la voglia di aspettare. Poi non so, ovviamente sono scelte, certo, societarie, ogni caso è a sé stante. Tutino ho avuto modo di vederlo spesso giocare dal vivo con la primavera del Napoli, anche in questo caso è cresciuto tanto come calciatore, un calciatore completo, e che sta trovando nella Salernitana il suo ambiente ideale, sta facendo veramente molto molto bene, non solo come prestazioni ma anche proprio come concretezza, e mi fa ovviamente molto piacere che sia proprio lui uno dei simboli di questa Salernitana. Come hai detto tu giustamente, grandissima apprensione per l'episodio che ho corso, fortunatamente siamo qui a parlarne comunque in maniera serena, al giorno d'oggi già è una cosa molto importante. Questa settimana poi veramente abbiamo registrato tantissimi brutti episodi come l'incidente anche a Cossu, quindi veramente è successo di tutto, però la Salernitana sta facendo bene dopo un inizio campionato molto importante, un momento di flessione, credo possa tornare a correre, quindi assolutamente bene le squadre campane nelle varie categorie, nei vari gironi. Sì, sicuramente, a proposito anche di come dire, di lutti all'interno dello sport, doveroso anche il riconoscimento a Fausto Gresini, scomparso in mattinata dopo due mesi di agonia contro il Covid. Tutto il mondo del motociclismo è in lutto, insomma, una grande personalità, e ci si augura in qualche modo, in maniera molto, come dire, aulica, che possa aver ritrovato uno dei suoi pupilli, anzi due dei suoi pupilli, come Dai Girocato e Marco Simoncelli. Dicevi di squadre campane, chiudiamo perché
come dicevamo anche nelle precedenti puntate di Sport 91 Live, hai passato un San Valentino diverso, particolare, sotto la neve con una casertana vincente. L'ultimo episodio al Pinto della stagione dei rossoblù non è andato invece come quanto avvenuto a San Valentino, ma ti chiedo una domanda citando le parole dell'allenatore Federico Guidi, che sia nel pre che nella conferenza post ha detto: grande valore dell'Avellino, è una squadra da Serie B. Tu come l'hai vista la partita? Sì, perfettamente così, grandissimo Avellino, un'ottima squadra davvero, grandissime individualità, molte le conoscevo poiché erano proprio ex casertana, grande crescita di Fabio Tito, veramente una freccia, una scheggia sulla fascia che ha fatto malissimo alla casertana sia in fase difensiva che offensiva, veramente ho visto una grande prestazione di questo giocatore, ma è un collettivo fantastico, con un mercato di gennaio molto mirato e importante, lo dicevo anche ai colleghi di Avellino qualche giorno fa, è un collettivo che a me piace tanto, ma soprattutto un modulo, il 4-3-3, che Braglia interpreta veramente nel migliore dei modi, è un meccanismo perfetto quello dell'Avellino, sì. Si diverte giocando e davvero può sembrare strano, ma lo dicevo anche ai colleghi presenti al Pinto, non ha dato mai la sensazione di poter mollare la partita. È vero che la Casertana è stata anche sfortunata, ha subito due infortuni certo. Gravi nei suoi giocatori titolari, però veramente al momento secondo me l'Avellino merita assolutamente il secondo posto e lo può tranquillamente blindare continuando con questa striscia di risultati positivi, e mi farebbe veramente piacere, vero che poi i playoff sono sempre una certo. Lotteria, però è una gran bella soddisfazione. Secondo posto dell'Avellino che mi permetto di dire di grandissimo prestigio, ma è tra virgolette quasi oscurato dalla stagione fuori da qualsiasi logica calcistica che sta ponendo la Ternana di Lucarelli, risultati straordinari, leggevo prima è la squadra che ha siglato più gol tra tutti i campionati europei, ha segnato 63 gol in 24 partite, meglio di corazzate come Barcellona, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, quindi come dire la Serie B diretta è ormai soltanto questione di tempo. Chiudo proprio con il discorso che facevi playoff, una sconfitta come insomma hai fatto notare ci può stare contro l'Avellino, ma le speranze playoff della Casertana sono ancora lì? Sì, sono assolutamente ancora lì, anche se tutto il collettivo è molto focalizzato sulla salvezza, quindi primo obiettivo salvezza, si resta umili con certo. I piedi per terra, recuperare gli infortunati poiché ha perso due giocatori come Izzillo e Konaté, ovviamente in questi giorni gli esami strumentali per quantificare precisamente l'entità dei due infortuni che credo comunque siano diversi l'uno dall'altro, ma saranno comunque lunghi. Però nonostante ciò si stanno recuperando due calciatori importanti come Castaldo e Ciriello e si è pronti per il derby contro la Turris, che è un'altra squadra assolutamente alla portata dei rossoblù, però visto che poi la fascia playoff è molto molto ampia, una volta che si è conquistata la salvezza, che è assolutamente anche questa alla portata dei Falchetti, si può puntare a qualcosa in più, ma con la massima tranquillità e con la massima veramente felicità di giocare a calcio e divertirsi, ed è questa la cosa più importante. Chissà, magari proprio con la salvezza raggiunta si potrebbe pensare all'obiettivo successivo, quello playoff, come giustamente facevi in qualche modo intendere, con una maggiore tranquillità, una maggiore come dire anche flessibilità di gioco. Ne parleremo sicuramente nelle prossime settimane. Dopo questa panoramica generale io direi che ci fermiamo qui. Io ringrazio Alessia Bartiromo per essere stata qui con me. Grazie a te Francesco. Rinnovo l'appuntamento come ogni settimana di Prima Serie A, quindi venerdì alle ore 21:30. Io ringrazio voi per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di serata. Arrivederci.